Thanks a lot. Grazie Salvatore. Volevo chiamare adesso Luisa Boccia, CRS, un'altra fondazione con cui spesso collaboriamo. Io sono molto d'accordo, soprattutto con l'intervento di Giovanni Dusso Spena, il che mi permette di essere, forse, spero, più rapida, più breve. Quello che io vedo come compito comune, essenziale, primario, è, lo definirei così, sottrarre la democrazia all'abbraccio mortale, corrosivo, che la corrompe dall'interno, del mercato, e sottrarre la politica alla forza eversiva del cesarismo populismo. Populismo e cesarismo vanno insieme, è una combinazione, che hanno, in questa combinazione, comporta la riduzione, produce la riduzione della pluralità sociale, della complessità delle differenze, ad una fittizia unità identitaria, quella appunto del popolo, che per essere tale, però, per riconoscersi tale, ha come riferimento il capo, il leader, da qui il cesarismo, in cui, che lo incarna, che incarna quell'unità. Per fare questo bisogna ricostruire una soggettività politica alternativa alle destre, che sono invece l'espressione appunto di questo abbraccio mortale, di questo corrompimento della democrazia sostituito dal populismo cesarista. Ricostruire una soggettività vuol dire avere una visione alternativa della forma di convivenza rispetto appunto a quella che la dominanza del mercato e una concezione della democrazia ridotta a mercato, che vede appunto ci vede tutti nella stessa, come individui cittadini protagonisti del mercato, allo stesso modo del mercato politico e del mercato economico e sociale. Quindi una visione alternativa della convivenza, che non sia cioè una somma di interessi e di diritti da rivendicare e da affermare, come invece adesso avviene. Molti dei movimenti in atto sono questo, rivendicazione di interessi e di diritti settoriali, parziali, di un soggetto, di una condizione, di un gruppo e così via. L'invenzione quindi di pratiche che operino nella convergenza e per la convergenza tra culture ed esperienze differenti, riconoscendo che le differenze sono una ricchezza, non sono qualcosa da appunto superare, come è stata per una parte della storia del movimento operaio, facendo una sintesi che veda, no, al centro poi una condizione su altre. Ci sono tre, sul piano, come dire, dei contenuti, vogliamo dire, ma della, direi del cambiamento, delle priorità del cambiamento, ci sono tre questioni che vanno messe insieme e che oggi non sono messe insieme. Pace, ambiente e la cura del vivere. Lo dico col titolo del documento femminista, del mio gruppo femminista, per dire che appunto la cura delle relazioni, dei corpi, incarna appunto un'altra forma di convivenza. La destra ha in comune, tutte le forme della destra oggi presenti, non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo, una visione proprietaria del potere, nei rapporti economici come nei rapporti sociali, nei rapporti tra i sessi come nei rapporti politici. E Berlusconi e il berlusconismo che si celebrano in questi giorni in Italia sono la massima espressione di questa visione proprietaria del potere, non solo della politica.
se vogliamo sottrarre appunto la democrazia a questo corrompimento, che ormai è già andato molto avanti, quindi è compito tutt'altro che semplice, ma molto complesso, dobbiamo darci come prima priorità, cosa appunto difficilissima, di sconfiggere il progetto della destra della riforma presidenzialista e dell'autonomia differenziata, perché porta appunto a realizzazione in Italia quella disegno cesarista e populista. Non entro nel merito, ma noi su questo ci siamo impegnati fortemente anche come CRS. C'è inoltre da prendere atto che l'Europa, è stato detto già in altri interventi, ci si è soffermato Franco Russo, oggi è stretta nella morsa tra della guerra e del contrasto tra due forme di dominio imperiale, due ambizioni imperiali, quella dell'Occidente e quella della Russia. Oggi il conflitto è su questo e rischia di andare tutto a vantaggio dell'altra potenza che è la Cina, perché appunto si può avvalere della sua posizione, che è da un lato di fiancheggiamento della Russia, ma anche di apertura e di competizione sul terreno del dominio incontrastato del mercato con gli Stati Uniti. Bene, noi abbiamo in atto molti movimenti, non solo in Italia ma in Europa, che agiscono conflitti e che però non operano sugli altri terreni. Agiscono i conflitti sul terreno appunto o dell'ecologia o della condizione sociale o della guerra, e non invece, la guerra è il terreno più difficile, su cui i movimenti sono più fragili, più deboli e più intermittenti, proprio perché anche nel mondo della sinistra variegata, dei movimenti, dell'opposizione, delle lotte sociali, larga parte considera che la guerra in Ucraina è una guerra di difesa dall'aggressione, di resistenza contro un aggressore, e quindi è esposta all'egemonia culturale del senso comune della destra sulla guerra, quello che appunto vede la vede come il conflitto tra i valori occidentali della democrazia, dei diritti, della libertà e le ambizioni e le pretese di riaffermazione imperiale da parte della Russia. Noi non abbiamo prodotto un senso comune su questo, che in grado perlomeno di porsi sul terreno della contrastare questa lettura prevalente. Non ci abbiamo dalla nostra alla forza del sistema mediatico, dell'informazione, che è assolutamente univoco. Ma, per esempio, se pensa ai social, anche lì è debolissima ed è frammentato, con argomenti a volte poco convincenti e comunque che vanno su un altro terreno. Quello che io ho preso dal femminismo come cruciale è che non c'è, se non produci un tuo linguaggio, e se questo linguaggio non è solo teoria, pensiero alto, ma non si esprime in una lingua condivisa, in un senso comune per l'appunto, se non c'è cioè rivoluzione simbolica, non c'è nemmeno rivoluzione sociale. E non uso a caso questo termine. Grazie.